Ciao a tutti! Questa settimana decoreremo l'agenda dal 25 febbraio al 3 marzo. Questa settimana avevo pensato di decorarla in un altro modo, proprio in un, diciamo, in un modo del periodo, ecco. Soltanto che una mia amichetta, la figlia della mia amica Donatella, mi ha chiesto di fare la decorazione in tema gattini. Allora, avevo pensato di usare come washi centrale questo di quelli grandi. Come washi da mettere all'inizio del foglio, ho pensato di usare questo, che faccio vedere meglio qui perché è di quelli molto sottili. Abbiamo detto rimettiamo al contrario. Dato che ho diversi washi in tema gattini, ho pensato di fare nell'agenda quella personale, sempre a tema gattini, ma con altri washi, non sarà uguale a questo. Abbiamo detto che prima inserisco questi perché, essendo più grandi, andavano a finire sopra il washi slim. Quindi mettiamo i giorni. In questa maniera. Ecco fatto. Per quanto riguarda il DVD giorni, ero indecisa tra questi tre. Quello che mi piace di più è questo. Però, siccome qui c'è tutto un tema, un richiamo di colore all'arancione, al rosa antico, ho pensato di usare questo. Tagliamo il pezzettino d'inizio, che è sempre quello più maltrattato. E nel frattempo vorrei dirvi che sicuramente dopo che farò questo video decorerò anche la prossima settimana, perché ho notato che la domenica, non capisco perché, ci sono sempre problemi per il caricamento del video. Tanti ovviamente si collegano la domenica per essendo più liberi, e quindi io ho sempre difficoltà per poter caricare il video decorazione. Questo nelle ultime 3 settimane, 3-4 settimane, quindi
Diciamo adesso appena finisco staremo comunque insieme perché appunto comincerò a decorare la prossima settimana. Alla piccola Patrizia è venuta l'idea, il tema gattini, perché le ho regalato questo libro, che credo di avervi fatto vedere altre volte, o comunque fa parte sempre della stessa categoria di quaderni di adesivi, di cui vi ho parlato altre volte. Vi faccio vedere così in generale. Sono tutti gattini molto carini, simpatici, teneri. Io, se siete interessati, metto sempre giù il link. Per andare a curiosare. Scegliamo. Ho pensato di mettere questo e poi ho un non so come definirlo, un nastro adesivo di questi però che si staccano in questa maniera. Credo di avervelo fatto conoscere in uno dei video AliExpress. E ho pensato di metterle un po' quella. E adesso scriviamo i numeri dei giorni. Restare in tema di rosa, mettiamo il rosa. E avevo pensato di mettere degli adesivi e di scrivere il numero sugli adesivi, però in questo mi sembra. Diciamo carino così, per non caricare troppo la pagina, ecco perché già questo centrale è molto, molto pieno. Quindi lo mettiamo nell'agenda. E prendiamo l'agenda personale. Per questa agenda avevo pensato di usare appunto un altro washi, questo molto delicato. Con questi gattini al solito ve lo faccio vedere meglio qui perché così non si vede la parte sotto, diciamo, sottostante. Stavolta lo inserisco anche sotto. E ho pensato di non mettere il dividi giorni perché risulterebbe, guardate, ditemi voi cosa ne pensate. Il washi mi piace molto, però forse andrebbe a appesantire troppo le pagine perché è più grande, diciamo, di uno slim. Però metteremo questi adesivi. Li ho presi su AliExpress, sono molto carini. Questi praticamente sono della serie, diciamo che hanno il sacchettino di organza e poi hanno questo che è una specie di segnalibro. Quindi andremo a prenderne qualcuno. Sono doppi, ce ne sono tantissimi, sinceramente non so quanto, non c'è scritto, però sono tutti, io quando sono doppi sono più contenta, sinceramente, perché così diciamo ne conservo sempre di un tipo. Forse sono doppi, se non ricordo male, a 4 a 4. Adesso prendiamo questi e li andiamo a mettere.
Sono di quelli trasparenti. Ne mettiamo uno per ogni giorno. Quindi questi ne sono rimasti in più, quindi ne facciamo, ne mettiamo in un altro, mettiamo due in un giorno o a cavallo. Anche questo molto semplice, però io lo dico quasi sempre. Resto dell'opinione che le cose semplici, insomma, siano quelle più, non lo so, più carine, anche perché poi qui dovrò andare a scrivere. Io ho una scrittura a pallina, diciamo, quindi molto rotondeggiante, quindi andrà a prendere tutta la pagina, diciamo. Io vi saluto, spero di avervi fatto un po' di compagnia colorata e buon fine febbraio e alla prossima. Ciao a tutti, ciao. Ciao a tutti, nella scorsa settimana abbiamo salutato il mese di febbraio. No, siamo ancora a febbraio, ok? Ha un gattino piccolissimo che stravede per lui e lei stravede per lui. Vabbè. Perché preparo tutto e dimentico sempre la bucafogli? È al rosa, al rosato, vabbè, al rosato antico. Alla mia amichetta. Allora, una parola. Sono tutti carinissimi. E qua le metto adesso? Li metto tutti. Ma ci picchia ogni volta. Eccolo. Giustamente si è rotto. Perché sennò. Resto dell'opinione, vabbè, resto dell'opinione, oh ma veramente.